L'estate a Napoli ha quest'anno tantissimo teatro, ma soprattutto ha bellissimo teatro. A Napoli il teatro non si ferma mai, perché è un aspetto saliente della vitalità culturale di Napoli. Quando si parla di teatro civile, sociale, pedagogico o di testimonianza, non si coglie l'essenza. Spesso è semplicemente grande teatro, quello che nelle periferie si porta avanti con passione, senso, competenze ed azioni propositive. Tra i tanti avamposti culturali che a Napoli con pochi mezzi sono in grado di produrre risultati molto significativi, sei storici collettivi teatrali come Teatro Area Nord, Nuovo Teatro Sanità, Beggars Theatre, Napoli Est Teatro, Sala Ecosse e i Teatrini a Forcella danno ora vita a Stati di Grazia e di Emergenza, una festa itinerante dell'arte nell'ambito di una estate a Napoli che quest'anno è dedicata ai bambini. Si penserà soprattutto a loro, quindi, in questi 15 giorni di spettacoli, performance, mostre e laboratori. Si comincia questa sera con un adattamento shakespeariano ambientato nella magica atmosfera del cimitero delle Fontanelle. Ci porterà nei teatri che sono anche uniti durante la stagione teatrale dal Polibus, questo pullman che prende i turisti nel centro della città e li porta in questi luoghi teatrali detti di periferia. Ci sono lavori bellissimi anche concepiti per l'occasione, poi ci sono anche tanti laboratori dedicati in particolare ai bambini, perché non possiamo dimenticare che questa è l'estate bambina e che nasce esattamente dall'attenzione, dal focus sui bambini, come quella parte della comunità che deve sempre ricordare alla comunità che l'accoglienza del nuovo, della vita che arriva, è sempre la cosa più importante. Questa sperimentazione teatrale che a Napoli si fa con tante compagnie di giovani talenti, con drammaturghi nuovi, con linguaggi nuovi, è un modo di raccontare Napoli veramente straordinario, che va conosciuto e sta scrivendo, secondo me, una nuova pagina teatrale di Napoli, di cui poi ci accorgeremo in futuro.